È stato docente universitario e autore di pubblicazioni su materie giuridico-finanziarie. Nella vita privata è uno studioso di automobilismo, sport che ha praticato in gioventù e vissuto con passione fin dagli anni 60, per il legame con lo zio Ignazio e la frequentazione dei circuiti. Nel suo libro Ignazio Giunti, un pilota, un'epoca, narra la storia di questo pilota di straordinario talento, ragazzo nobile e coraggioso che divenne la grande speranza della Ferrari, tragicamente scomparso nel 1971 in un drammatico incidente a Buenos Aires che ha privato l'Italia di un potenziale . Interverrà anche Nino Vaccarella, molto vicino all'ACI Palermo e alle sue attività, e ad oggi considerato un'icona dell'automobilismo siciliano ed internazionale, tuttora premiato e riconosciuto in tutto il mondo. Vaccarella sarà intervistato da Carlo Bilotti. Grazie e buon ascolto. Quindi... Sì, io... Si sente? No, io volevo intanto ringraziare molto Nino Vaccarella prima di cominciare a raccontarvi del mio libro e Carlo Bilotti. Nino, come è stato detto, definirlo un'icona non è che mi piaccia poi molto, insomma, lui è il preside volante, è il grande corridore siciliano, è stato protagonista assoluto dell'epoca più bella delle corse in Italia. E si dimostra un grande amico, perché ogni volta che io lo chiamo, e non è la prima volta, a parlare del mio libro, ma soprattutto a parlare di Ignazio, lui è sempre pronto, disponibile, affettuoso, e dimostra grande affetto per Ignazio, grande passione. Questa volta poi ha fatto anche un viaggio piuttosto complicato da Palermo a Soveria, ha fatto una specie di targa Florio, però lui non ha più 30 anni e non aveva una Ferrari B4, quindi grazie Nino. Il secondo ringraziamento molto sentito ovviamente è ai Rubettino, a Florindo in particolare. Io devo dire che uno dei motivi massimi di orgoglio per me è stato che questo libro è stato pubblicato da una casa editrice di questo tipo, non la classica casa editrice tutta foto, poco testo, specializzata in materia di corse di un tempo, ma da un editore letterario di qualità altissima. Non mi piace anche lì dire un'eccellenza calabrese, insomma mi piace dire forse un case study per quello che loro riescono a fare. E Florindo è una persona un pochino, diciamo, ermetica, no, di pochissime parole. I suoi WhatsApp sono mai più di 4-5 parole, le mail diventano 7-8. Io scrivo pagine di cose, anche per dire cose un pochino magari banali, organizzative, cioè lui mi risponde sempre, però le sue azioni, i suoi fatti sono sempre di grandissima efficacia e dimostrano quello che secondo me sono le doti fondamentali di un editore, cioè essere intelligente, essere fantasioso, coraggioso e avere anche magari un certo fiuto. Ecco, quando io ho finito il libro, molto rapidamente ho cominciato, qualche amico mi ha detto, adesso però pubblicalo questo libro. E un mio amico professore mi disse, ma scusa, Ignazio è un pilota calabrese, tu in Calabria hai un editore eccellente, devi andare dai Rubettino, che io non conoscevo. Allora io mandai questo testo via mail a Florindo, grazie ai buoni uffici anche del mio amico e collega qui in Calabria, Sergio Magarelli, e Florindo mi colpì perché nel giro di un weekend, appena più di un weekend, mi rispose... sempre molto asciutto, però da apprezzare, perché mi disse la sua proposta mi interessa molto, è una bellissima storia, è una storia scritta molto molto bene, quindi lo facciamo, il libro lo facciamo. Poi ci fu una brevissima trattativa per decidere il tipo di libro, lui immaginava un libro un po' più tascabile, insomma un po' più economico, invece io volevo 200 fotografie come poi abbiamo messo, quindi un formato 21x28 che le valorizzasse appieno. Ed il libro è venuto molto molto bene. Poi ho conosciuto, dopo Florindo, ho conosciuto la Rubettino, ho conosciuto persone eccezionali, ecco, la Grandinetti che mi ha assistito in tutta la prima fase, mi dispiace che non ci sia Cesarina Irritano, con cui ho passato una giornata davanti a un computer, e lei, devo dire, mi ha dato, io un po' fissato, un po' Banca d'Italia in questo,
mi ha dato dei bellissimi suggerimenti proprio nel come collocare le fotografie, quindi, e poi Paletta, Ciambrone, da ultimo l'ho conosciuto, ci sentiamo più o meno tutti i giorni, non me ne voglia Florindo, abbiamo già deciso che ci sentiremo anche nei prossimi giorni, perché ormai 2-3 telefonate al giorno con la moglie di Florindo, Maria Rizzo, sono ormai diventate una cosa che riempie le nostre giornate. La gioia di questo libro venuto così bene deriva dal fatto che a questo libro tenevo tantissimo, perché ci ho messo molto a decidere di farlo in realtà, perché ci ho messo quasi 50 anni, insomma. Però il libro ce l'avevo in effetti dentro, e il motivo per cui ci ho pensato tanto certamente non è dipeso dal fatto che io non abbia pensato a Ignazio in tutti questi anni, perché in realtà non ho mai smesso di rimpiangere Ignazio, lo sogno ancora spessissimo. Il problema è che ci voleva un motivo, ma il motivo è venuto quando nel 2017 Lino Ceccarelli, degli amici di Vallelunga, fece questo bel evento per spostare il busto di Ignazio da un ingresso un po' desueto, ormai pieno di erbacce, a Vallelunga, nel centro dei box. Ecco, in quell'occasione ci fu una bella cerimonia, venne Nino, venne Nanni Galli, venne Sandro Munari, Sparta Godini, poi tutti questi ragazzi, piloti romani, Picchi, tutta questa gente qui, e io capii in quell'occasione quanto il ricordo di Ignazio fosse ancora vivo, sia come grande pilota, ma anche e soprattutto come ragazzo di grande valore. Ecco, allora lì è scattata in me la voglia di scrivere di questo, appunto, di questo zio, di questo ragazzo che aveva avuto tanto dalla vita, no? Con cui il destino era stato davvero generoso, era un bellissimo ragazzo, era pieno di talento, intelligente, simpatico, era uno che scherzava sempre, un grande senso di ironia, e che poi invece il destino, come succedeva purtroppo a molti piloti di quel tempo, si era ripreso tutto in un unico momento, in quel tragico incidente di Buenos Aires che poi avremo modo di vedere. Era molto forte in me anche la voglia di scrivere di quel periodo delle corse. Io quel periodo delle corse, ovviamente da giovane adolescente, non ero un appassionato in realtà, io ero molto di più, ero un maniaco assoluto, sapevo assolutamente tutto. Leggevo, ovviamente le piste le potevo frequentare fino a un certo punto perché ero un liceale, anzi forse facevo il ginnasio, e quindi potevo andare sulle piste soltanto in poche occasioni. Per la verità mi ricordo di alcune scuole, sapevamo, non so, mi ricordo una volta Ignazio stava provando la 512 nell'inverno 69-70, si sparse la voce nel nostro liceo, eravamo al quinto ginnasio credo, e partimmo con le nostre vespe da Roma a Vallelunga, se non che arrivati nei pressi di Vallelunga ci prese una terribile nevicata, quindi arrivavamo a Vallelunga tutti zuppi bagnati, Ignazio si era già messo la giacca a vento, aveva tolto il casco, e quindi fu una missione piuttosto andata male. Però ecco, leggevo tutto quello che c'era da leggere, leggendo nei meandri di quello che si poteva, sempre più interessato ai piloti che alla meccanica. Ecco, a me interessava il fattore uomo nelle corse di quell'epoca. Ecco, il fattore uomo, devo dire che il mio libro, prima di parlare di Ignazio, della sua storia, un po' dallo scavezzacollo al pilota di Formula 1, vorrei richiamare due aspetti fondamentali delle corse di quell'epoca, che sono appunto fondamentali per capire che cos'era quell'automobilismo rispetto a quello di oggi, no? Tutti adesso vediamo in televisione la Formula 1 e conosciamo praticamente solo la Formula 1. In realtà in quell'epoca, diciamo, due aspetti, ce ne sarebbero tanti da richiamare, ma il tempo non è moltissimo, sono due gli aspetti che secondo me sono fondamentali da sottolineare. Il primo aspetto era l'importanza fondamentale che avevano le corse delle macchine a ruote coperte, cioè le corse del campionato mondiale sport prototipi. La Formula 1 all'epoca non aveva ancora, come invece ha fatto oggi, fagocitato tutte le altre categorie di corsa, ed era in fondo la Formula 1 un ambiente, un territorio un po' ristretto di alcuni bravissimi telaisti inglesi, parliamo di 5-6 telaisti inglesi, che oltretutto dal 68 in poi avevano un unico motore, che era il Ford Cosworth DFV, quindi motore monomarca, e più la Ferrari. E la Ferrari era il trade union tra questo mondo della Formula 1, un grosso go-kart, diciamo, e il mondo invece del sport prototipo, che era il vero automobilismo con la maiuscola, era quello. Lì si cementavano le grandi case, no? La Ford contro la Ferrari,
la Ferrari poi che diventa Fiat, la Porsche, l'Alfa Romeo, la Renault, la Matra. E questo perché da quelle corse queste grandi case avevano il massimo dei ritorni sia in termini tecnologici sia in termini di ritorni commerciali. Perché il grande pubblico seguiva soprattutto quelle corse. Quelle corse perché c'erano delle corse mitiche come era la 24 ore di Le Mans, per esempio, o i grandi, gare di durata americane in Florida, Sebring, Daytona Beach, o la 1000 km di Monza del Nürburgring. O, non lo dico in fondo perché in realtà è la gara che a me è mancata di più di non aver mai visto, la Targa Florio, cioè i grandi circuiti stradali italiani, la Targa Florio e nel suo piccolo un'altra bellissima gara, il Mugello. In fondo anche il ricordo ancora molto vivo della Mille Miglia, che era, non si faceva più, ma non erano molti anni. Ed era lì che si cimentavano delle macchine meravigliose, perché le macchine che vedrete del Mondiale Sport Prototipi erano delle macchine meravigliose che replicavano in pista quelli che erano un po' gli stili delle case, l'eleganza della grande eleganza della Ferrari, la panache della Porsche o dell'Alfa Romeo, insomma, che si confrontavano in queste corse. E c'erano tutti i piloti più forti, c'erano i più forti piloti dello Sport Prototipo, tutti i più forti della Formula 1, tranne forse i due grandi scozzesi, Jim Clark e Jackie Stewart, che non amavano correre con i prototipi. E c'erano anche i più forti rallisti, no? Cioè Sandro Moneri ha corso anche con i prototipi, Valdegard, Kinnunen, erano tutti dei rallisti, che sugli stradali, anche lo stesso Elford nasceva come rallista, ed erano tutti piloti che sugli circuiti stradali andavano molto molto bene. Ma il secondo aspetto che è ancora più importante è quello del rischio. Ecco, correre in quell'epoca significava mettere seriamente a repentaglio la propria vita. Era una scelta molto pesante, molto forte. Perché a quell'epoca morire in corsa era un fatto assolutamente ordinario. Gli incidenti erano all'ordine del giorno e producevano più morti che feriti, effettivamente. Ma questo fatto della morte come elemento immanente, come elemento intrinseco alle corse, conferiva a questo sport un carattere epico. Direi che forse non era neanche uno sport, era qualcosa di più, insomma, era un contesto di valori assoluti. I piloti erano visti da noi ed erano effettivamente degli eroi, dei condottieri. Il motivo di questo rischio così elevato, proprio in quegli anni, forse ancora più che negli anni precedenti, deriva dal fatto che le macchine avevano raggiunto delle performance mostruose. Pensate che sul rettilino di Andariet durante le 24 ore di Le Mans, le Porsche 917, mi ricordo Stommelen in particolare, ma le Ferrari 512, dove tra l'altro Vaccarella è famoso per essere un grande pilota da Targa Florio, ma lui era un grandissimo pilota proprio a Le Mans, no? Era uno dei suoi circuiti preferiti. E lì si faceva questo lungo rettilino di 7 km, questo rettilino di Andariet, in cui Stommelen toccò i 400 km all'ora. E loro saranno andati a 380, insomma, non molto meno. E sorpassare durante di notte delle Gran Turismo che andavano a più lente di 150, 170 km all'ora, quindi era come schivare dei punti fermi più che fare dei sorpassi, magari sotto la pioggia, magari dopo lunghi turni di guida di notte, insomma, era veramente una cosa notevole. E poi c'erano appunto i circuiti stradali in cui si correva tipo la Targa Florio, tra muretti, paracarri, alberi, galline che attraversavano la strada e soprattutto gli spettatori, perché poi se voi vedete le foto, qui purtroppo non ho tante foto della Targa Florio, ma quello che è impressionante è che lì, soprattutto quando passava Carella ovviamente, ma anche quando passava Ignazio, il pubblico si chiudeva in stile Giro d'Italia o Tour de France. E lì veramente, come non siano successi molti più incidenti di quelli che sono successi, è veramente un miracolo quasi inspiegabile. Poi c'era il Nürburgring, che era un circuito il più temuto dai piloti, credo, dell'epoca, perché era un circuito di 20-30 km in mezzo alle grandi conifere tedesche, in cui si correva a velocità altissime, con delle curve tutte di inclinazioni diverse, con dei rettilini, delle discese, dei salti in cui vedremo delle foto in cui le macchine a più di 300 all'ora staccavano tutte e quattro ruote da terra e il Nürburgring ha mietuto molte, molte vittime. Ecco, voi pensate che quella generazione di piloti, che io definisco nel libro piloti di guerra, perché erano tutti nati a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, ma anche perché fu falcidiata come fosse stata una missione di guerra, era una generazione di piloti forse tra i più forti di sempre.
Ma dei 17-18 top driver del 70, quello in cui Ignazio correva con la Ferrari e debuttò in Formula 1, 17-18, ne sono morti 9. Solo nel 70-71, solo nel 70 sono morti Bruce McLaren, Pierre Scourage e Jochen Rindt a Monza, che poi divenne campione del mondo quello stesso anno alla memoria. No, Monza, morì in parabolica. Sì, no, prima... E nel 71 morirono tre tra i principali protagonisti del mondiale sport prototipo, appunto Ignazio a gennaio, poi morì Pedro Rodriguez con una Ferrari, stranamente lui correva a quell'epoca con la Porsche, e poi Joe Seifert. E poi sono morti ancora di questi piloti che debuttarono nel 70, François Sever nel 73, Ronnie Peterson nel 78, Regazzoni nell'80 è rimasto paraplegico dopo l'incidente di Long Beach. Nell'83 è morto Lord Somerle, quindi insomma, veramente una falcidia. Diciamo che poi le cose per fortuna sono migliorate, in un certo senso io credo che l'incidente di Ignazio abbia portato un primo cambiamento, perché all'epoca l'atteggiamento era, vabbè, le corse e gli incidenti sono inevitabili. Quando l'opinione pubblica si occupava di questo tema aveva un'unica soluzione: aboliamo le corse automobilistiche, come oggi dicono aboliamo le corride, no? Non c'erano soluzioni intermedie. Dopo l'incidente di Ignazio, in cui l'incidente non era ineludibile, era assolutamente eludibile, c'erano delle cause ben precise, l'opinione pubblica, i giornalisti e anche per fortuna gli organismi internazionali hanno cominciato a pensare più seriamente al fatto di cosa si potesse fare per evitare queste cose. Di morti ce ne sono state una striscia ancora molto lunga, ma in effetti io penso e mi piace pensare che la morte di Ignazio sia servita anche a questo, a cambiare un po' l'atteggiamento soprattutto delle organizzazioni internazionali nell'affrontare il tema della sicurezza in corsa. Bene, fatta queste due premesse, vorrei parlare di Ignazio. Ignazio era appunto il fratello piccolo, molto più piccolo di mia madre, era il giovane rampollo di una famiglia di origini robuste, di origine calabresi, anche se lui era nato a Roma e la mamma era una piemontese di antichissimo lignaggio. Però loro erano proprietari terrieri qui in Calabria ed erano molto legati alla Calabria. Ignazio era legatissimo alla Calabria e a San Gineto in particolare. Fu uno studente pessimo, il nonno barone Pietro fece di tutto per cercare di farlo studiare, ma non ci fu verso, lo spedì addirittura dall'istituto Filippin vicino a Bassano del Grappa e lui si fece cacciare dal liceo perché saltò il muro e andò a un carnevale di Bassano del Grappa, quindi fu immediatamente buttato fuori. Non credo, non ho mai indagato a che livello di studi sia arrivato. Certo, nel 70 era curioso vedere correre il preside volante, Nino Vaccarella, con uno scavezzacollo che aveva studiato, anzi all'epoca io lo definirei più un giamburrasca, che ne combinava di tutti i colori e sicuramente non studiava nella maniera più assoluta. Quindi è un binomio un po' asimmetrico dal punto di vista culturale. Ignazio aveva un grande ascendente sulle donne, era un attaccabrighe, o meglio, era uno che non si tirava indietro. A Roma c'era una vita di strada, insomma, le scazzottate succedevano spesso. E parlando con i suoi amici di oggi, dice: no, ma Ignazio era un po' pericoloso andare in giro perché lui era sempre pronto a reagire, era orgoglioso e temerario, e quindi era pronto a scatenare risse anche quando eravamo assolutamente in forze minori rispetto agli avversari. E poi soprattutto aveva questa grande passione per le macchine, per le corse, ha corso in motocicletta, ha corso col motoscafo sull'acqua e faceva degli show anche con le macchine del nonno, rubando le chiavi all'autista, vedremo anche qualche foto, e poi si comprò questa Giulietta T-Blu con cui cominciò a correre nel campionato italiano turismo. Si mise subito in luce per una serie di vittorie e soprattutto per una guida molto acrobatica e spettacolare, per cui divenne subito un beniamino del pubblico. Poi lui vinceva in pista, vinceva in salita, vinceva nei rally, ecco, da questo punto di vista era uno dei piloti più eclettici di quell'epoca. La prima gara che fece in pista fu squalificato per tripla bandiera nera per eccesso di foga. Nel 64 poi invece affrontò le cose in maniera un po' più seria e quindi rischiò di vincere il campionato italiano contro i grandi preparatori del nord. Lui aveva un meccanico di Roma che era bravo, ma insomma era alle prime armi, e invece poi vinse alla fine Pinto con la macchina di Bosato, che era un preparatore di quelli super delle Alfa Romeo Turismo. Nel 65 ebbe il primo contratto ufficiale con l'Abarth, e pensate, lui
tutte le, quando c'era la domenica di gara, lui partiva da Roma con una grande Chevrolet a gas, arrivava a Torino trovavano vicino all'Abarth un carrello, la macchina, un Abarth 1000 sul carrello, vedremo una foto, agganciava il carrello, caricava un meccanico a bordo e partiva per la Germania, per l'Austria, per la Francia, ed è arrivato fino, vedremo, abbiamo una foto, in Svezia, una corsa in Svezia. Ebbe, era sicuramente un'invernata, fu una stagione effettivamente molto faticosa, dove però Ignazio vinse nella scuderia Barda, di cui faceva parte, che era una grande scuderia con tanti piloti, vinse 12 gare, tutte le gare che fece tranne una, e quindi fu premiato a fine anno quel pilota, il pilota più vincente. Ecco, partirei con le foto queste della Giulietta, così vediamo questa prima fase, ecco, seguo un ordine cronologico come d'altro canto è nel libro. E quindi qui sono le prime, sono le foto della Giulietta, c'è anche una musica d'epoca che porta un po' a ballare, chi vuole può accennare a un twist, siamo negli anni del twist. Qui siamo a San Gineto, ecco, questo è Berardo, il fratello, qui invece è con la 1009 del nonno, a Valle, già se l'è portata fino a Vallelunga. E poi adesso, ecco qui a San Gineto con la sua fidanzata dell'epoca, questo è il castello che molti conoscono perché c'è un night club sotto adesso. Qui invece a Strongoli con una barbabietola, Strongoli è una terra di agricola e di barbabietola, e qui in macchina con nelle sue prime corse con la Giulietta T. Ecco, vedete, targata Cosenza, questa era la sua, la prima se la comprò, l'unica macchina che si è comprato è una Giulietta T targata Cosenza blu. Ecco, guardate lo stile, è una curva forse un po' lunga, però lui guidava più o meno così sempre, cioè era sempre un po' di traverso, vedete anche qui. E non è facile, Questa è una bellissima Giulietta Zagato, un po' rabberciata pure lei, però è una macchina che a tutti noi appassionati dell'epoca. Questa è una BMW 700, perché insomma, ai primi anni correva con tutto quello che gli capitava sotto. Questo è l'anno invece un po' più serio, l'anno del campionato italiano sfiorato, ha vinto più gare di tutte, ma poi quelli del nord avevano dei punteggi, qui siamo al Mugello. Vedete, qui c'è la Giulia, però la Giulietta che era più piccola si riesce a infilare nel gruppo delle Giulia, e dietro c'è una Ford Cortina Lotus. Qui siamo con la Bart Miller in Svezia. Ecco, lui è quella, la seconda da destra. E qui è premiato come il pilota più vincente Bardal del 64. Ancora una Giulia. E poi l'ultima immagine invece, perché ha corso anche con la 500. Qui sono a Vallelunga, lui dal 62. Queste sono le dolcezze che si scambiavano in pista nel turismo. Quindi diciamo, continuando rapidamente questa carrellata cronologica, lui poi nel 64, abbiamo detto, ha corso con l'Abarth, ma già nel 65 è ritornato all'Alfa Romeo, perché l'Alfa Romeo nel 66 ha deciso, l'Uraghi, che era un grande presidente dell'Alfa, di impegnarsi direttamente nelle corse, no? Mentre negli anni precedenti tendenzialmente assisteva i privati. Nel 65 e poi nel 66 è tornato in forze alle corse, e in particolare con una macchina totalmente nuova che era la famosa Giulia GTA, che tante vittorie ha mietuto in tutto il mondo, molte anche con il preside volante che apparteneva già a una categoria superiore, però quelle erano macchine che battevano le Ferrari, che battevano le Porsche, perché erano delle macchine formidabili. E quindi Ignazio, diciamo, nel 66-67 corse con questa scuderia Autodelta, che era la scuderia ufficiale Alfa Romeo, corse in rally, in salita. Il primo anno, devo dire, nel 66 non gli fu assegnato un compito specifico di vincere un campionato in particolare, ma vedremo le foto, fu impegnato un po' in tutta una serie di gare dove gli avversari erano molto forti, e quindi fu giocato un po' come jolly di qualità in queste corse. Invece nel 67 gli fu dato il compito di vincere l'Europeo della Montagna, e che vinse vincendo 8 gare su 9, solo la prima fece un testa coda e quindi arrivò secondo.
Però in quegli anni mi piace ricordare, poi vedremo delle fotografie, scusate, ho un abbassamento di voce per cui non so se arriverò alla fine. Correva anche con Franco Angelini, cioè malgrado fosse un pilota ufficiale Autodelta, in realtà era autorizzato, no, questo sono pieno di mentine, ma non riesco, grazie. Non riusciva, cioè era autorizzato anche a correre con Franco Angelini. Franco Angelini era un grande preparatore di Alfa Romeo a Roma. Grazie. E oltre a essere un grande preparatore, era anche un grandissimo amico di Ignazio Giunti. Sono famose alcune frasi che Franco Angelini diceva su Ignazio. Lui diceva: tanto Ignazio c'ha sempre un secondo in tasca, non era un romanaccio Angelini, e questo significava che insomma questo suo pilota aveva sempre dei margini per sconfiggere gli avversari, e li sconfiggeva in effetti. Oppure bella un'intervista dopo la morte di Ignazio al rotocalco Gente, in cui il giornalista dice: sì, tu Franco dice che Ignazio è molto forte, ma insomma rispetto ad Ascari, rispetto a Musso. E Franco dice: no, lui era il più forte di tutti, era il più forte di tutti, anche di quelli lì. E con questo binomio Giunti Angelini portò Angelini a essere considerato un vero mago dell'Alfa Romeo, della GTA, portò Ignazio a essere chiamato da Marcello Sabatini in un articolo su Autosprint, il Reuccio di Vallelunga, che gli è rimasto un po' appiccicato addosso, che io penso lui non amasse poi molto questa cosa del Reuccio, però sicuramente esprimeva bene le sue qualità, la sua superiorità rispetto agli avversari. E la sua guida divenne cult non soltanto per i tifosi, che si assiepavano ad ogni domenica di corsa, soprattutto nelle stagioni invernali, quando i circuiti del nord erano chiusi e Vallelunga invece si animava di corse praticamente tutte le domeniche, ma anche per i giornali, perché ci sono dei servizi molto belli che io ho rivisto adesso scrivendo il libro, uno di Motor oppure quello di Carlo Minci su Autosprint, in cui proprio vedremo una foto, fa lo studio di tutte le curve di Vallelunga, delle marce che lui adoperava in corsa, del numero dei giri del motore, eccetera. E quindi possiamo vedere un attimo queste foto della GTA. E questa è la prima gara di Ignazio in una Coppa Gallenga. Ecco, questa è una bella partenza, vedete, cioè Ignazio col miglior tempo, Pinto e Nanni Galli a fianco. Siamo a Imola nel 66. E questa foto che viene adesso invece Ignazio tampona Nanni, che era partito meglio e stavano per venire alle mani, poi invece diventeranno dopo poco due grandissimi amici. La gara la vinse Pinto. Qui sono due gare, le uniche due gare che lui ha fatto prima di correre in Formula 1, due gare con la De Sanctis, una a Monza e una a Imola, gare assolutamente poco significative con la De Sanctis. Qui siamo in questo trofeo Jolly Hotel, che fu vinto da un certo Vaccarella su GTA. Qui è Ignazio con Sandro Monari a fianco con la Lancia HF. Poi magari ci racconta qualcosa Nino di questo trofeo Jolly Hotel, un giro d'Italia in macchina. Qui nasce questo binomio Nanni Giunti, che è un binomio che andrà fortissimo con la GTA e andrà poi fortissimo anche nello sport prototipo, e soprattutto è un binomio di grandissimi amici, che Nanni è ancora legatissimo a Ignazio. Qui siamo sempre al Mugello, guardate la macchina come... Ecco, questa è una foto molto bella, sempre al Mugello, si guidava così la GTA, a ruote alzate oppure di traverso. Qui era lì San Martino di Castrozza, con Magnoni, e lui andava molto forte anche sullo sterrato. Qui è arrivato secondo dietro Leo Cella con l'HF. Questa è una battaglia a Budapest. Ignazio De Adamic, guardate le macchine come sono, soprattutto quella di Ignazio, come è vissuta. Qui si prende a sportellate con una BMW, forse di Kester o di Hane. Guardate, macchina sofferta, però vittoria ottenuta in coppia con Enrico Pinto e Teodoro Zeccoli, che lo
che fa vedere le mani piegate di questa battaglia. Qui è con Franco Angelini, siamo a Vallelunga, ecco lui è Franco Angelini, grandi amici, grande binomio professionale. Questa è la macchina di Angelini, bianco e rossa, qui sta partendo a Vallelunga. Ecco, guardate lo stile acrobatico che adoperava con questa macchina e che lo rendeva praticamente imbattibile, sempre in acrobazia. Qui al salto di Vallelunga. Ecco, questo è il servizio di autosprint in cui studiano tutte le curve fatte da Ignazio, come sono impostate, e qui viene premiato da Enzo Ferrari al casco d'oro di autosprint. Mario Casoni, Spartaco Dini. Qui siamo a Monza nel 67, sì. E qui nasce la 33, questa è la prima versione della 33 di cui parleremo subito dopo. Siamo a Balocco, le prime prove di questa 33, macchina molto difficile da guidare. Ecco qui Ignazio in macchina con Spartaco Dini e Nanni Galli, con una versione già cambiata, già rivista della 33. E qui al Mugello di nuovo con la 33 in coppia con Usi e Bianchi. Sempre il Mugello. E poi c'è una foto, questa è una foto del campionato europeo della montagna 67 di cui vi dicevo, e infine la foto in premiazione, giunti Linz, Mitter e Steinemann, che sono i vincitori dell'europeo della montagna del 67. Ecco, queste vittorie che la GTA ottenne con questi giovani piloti, e meno giovani perché ne ottenne diverse anche con Vaccarella, soprattutto quel trofeo Jolly Hotel organizzato dai Marzotto, che partiva dalla Sicilia e arriva fino a Trieste, facendo tutta una serie di prove speciali in pista e in salita, una gara bellissima, forse oggi non più fattibile, ma insomma una gara affascinante. E la 33, ecco, a quel punto l'Uraghi capì che bisognava fare un salto di qualità. L'Alfa Romeo ovviamente aveva avuto dei risultati eccellenti dal punto di vista commerciale, perché la GTA aveva vinto in tutto il mondo, anche in America, insomma si era rafforzata molto la fama dell'Alfa Romeo come macchina in cui la domenica si andava a correre, si vinceva, poi durante la settimana si andava in ufficio a fare la spesa, a teatro. E a questo punto l'Uraghi decise di fare il salto di qualità e quindi costruì la 33, la prima versione della 33, quella che avete visto. È una macchina che è sempre stata molto molto bella nelle sue diverse versioni, del 67, 68, 69. Sempre è stata molto difficile da guidare, molto pericolosa. Teodoro Zeccoli al debutto volò fuori a Monza, alla variante piccola, e non si uccise per miracolo, perché la macchina si spezzò in due, prese fuoco e Zeccoli uscì totalmente incolume. Ma con quella macchina sono poi morti diversi piloti, è morto Jean Roland a Monterlì, è morto Leo Cella, che era il campione italiano rally a Balocco, è morto Lucien Bianchi a Le Mans in prova nel 69, è morto Riccardone Benelli, che era un pilota dilettante, ma che si è ucciso, pensate, all'ultima corsa. Aveva promesso alla moglie che era l'ultima gara, e invece in quell'ultima gara, in una gara abbastanza sciocca vicino in Toscana, ci ha rimesso le penne. La squadra piloti della 33 dell'Auto Delta era una squadra di piloti dei tutti i migliori piloti italiani. C'erano i piloti con un grande palmarès come Nino, c'era Lucien Bianchi, che aveva anche un palmarès importante, c'era Teodoro Zeccoli, il collaudatore da sempre e per sempre dell'Alfa Romeo, e poi c'era un gruppo appunto di ragazzacci, Giunti, Galli, Casoni, che era un altro pilota che andava molto forte, non veniva dalle GTA ma era molto molto forte. E fu un anno, soprattutto il 68, un anno eccellente per l'Alfa Romeo. Ignazio in questo crocchio di piloti, in questa squadra, che era una squadra dove si respirava un clima bellissimo, c'era un clima di amicizia tra i piloti, no? Nino, questo me lo puoi confermare, era più facile che in Ferrari. Non c'erano particolari intrighi, favoritismi, insomma era veramente un bel clima, i piloti erano tutti amici. Certo, poi in pista se lo dovevano suonare, perché erano tutti piloti molto forti, e affermarsi in quel numero di piloti voleva dire essere il miglior pilota italiano e uno dei migliori al mondo. Di Ignazio mi piace ricordare una cosa, il ricordo che scrive nel suo libro Cuore Alfa Teodoro Zeccoli. Teodoro Zeccoli è un pilota collaudatore
che per 30 anni è stato nelle corse, per 20 anni è stato il collaudatore dell'Alfa Romeo, quindi li conosceva tutti benissimo. E Teodoro Zeccoli, dopo aver parlato di Rint e di Stewart, cioè i piloti più forti di quel fine anni 60, e prima di parlare di Lauda, che lasciò il segno negli anni 70, parla solo di Ignazio. E dice queste testuali parole: Ignazio Giunti era un fenomeno, era nato per correre, oltre a essere un ragazzo simpatico e carino. Era molto più forte di me, questo non c'è dubbio. Di Merzario, che pure era uno dei piloti più veloci dell'epoca, gli dava quasi sempre più di un secondo al giro, che forse è un'esagerazione, però è un giudizio che a me, insomma, piace. Nel 68 andarono molto molto bene, lui era sempre in coppia con Nanni Galli, partì con un bruttissimo incidente, vediamo le foto di lui in ospedale a Daytona Beach, gli scoppiò un pneumatico, la macchina si capovolse. Era una macchina che aperta e lasciò gran parte della sua pelle, della sua carne sull'asfalto ruvido di questi circuiti americani. Per fortuna non si lesionò niente di serio, gli fece una serie di trapianti e subito dopo si trovò alla Targa Florio, una Targa Florio bellissima, quella del 68, non per Nino, perché Nino in realtà correva con un tedesco quell'anno, aveva un Alfa Romeo 2005, quindi più potente, lui la conduceva nelle primissime posizioni, di fronte c'era una squadra Porsche formidabile con Scarfiotti, Minter, Siffert, Stommelen, Elford con Maglioli, Nerpas con Herrmann, cioè lui era nelle primissime posizioni come Ignazio, eppure però come ha mollato il volante a Schutz credo dopo poche curve è volato fuori, la gara di Vaccarella quell'anno finì così. Invece Ignazio e Nanni andarono avanti e si trovarono in testa a un certo momento alla corsa e sembrava che potessero portarla a casa questa corsa con una macchina da 2000 di cilindrata, quindi una macchina piccola. Ignazio aveva ancora, pensate, le ferite del braccio destro ancora non rimarginate, ancora sanguinanti. Vedrete, si vede quando entra in macchina che entra con questo braccio destro tenuto e protetto in modo particolare perché era sofferente. Elford era fortissimo alla Targa Florio e riuscì in un inseguimento con la macchina più potente e quindi alla fine arrivarono secondi di poco, ma fu comunque un ottimo successo per lui e per la squadra. Poi vinsero ancora la 1000 km del Nürburgring, fecero primi di classe a Le Mans, vinse il Gran Premio della Repubblica, insomma alla fine dell'anno lui divenne casco d'oro di autosprint e campione italiano prototipi. L'anno successivo, il 1969, la macchina divenne un 3000, quindi la 33 divenne un 3000, macchina anche quella stupenda, andava malissimo e quindi le maggiori soddisfazioni le ha sempre avuto Ignazio, essendo molto veloce, avete fatto delle belle gare, c'era anche Nino, a Norimberga, in cui, Hockenheim, in cui Ignazio partì in testa e teneva dietro tutte le Porsche davanti ai tedeschi, quindi una situazione particolarmente interessante, e poi si ruppe la macchina. E Nino invece riuscì ad arrivare, mi pare, terzo, però aveva un problemino, che era senza parabrezza dai primi giri, perché un sasso sparato da un'altra macchina gli aveva rotto il parabrezza, e guidare con quelle macchine senza parabrezza, forse proprio Ignazio te l'aveva. Però non l'aveva fatta apposta, questa, possiamo dire con una certa sicurezza che non l'avesse fatta apposta. E quindi belle gare, però insomma il 69 è stato un anno complicato. La macchina, vedrete, è molto molto bella. Però ecco, il 69 è stato caratterizzato dal fatto che Ignazio era corteggiatissimo dalla Porsche. Cioè sui giornali, alle televisioni, Ferdinand Piëch e John Weyer successivamente volevano Giunti a tutti i costi alla Porsche. E quando l'intervistatore diceva, sì, però Ignazio vuole correre anche in Formula 1, voi come potete dargli una Formula 1? La Porsche non aveva una Formula 1. E quindi Ferdinand Piëch disse, sì, ma io c'ho Siffert, gli ho dato la marcia, lo stesso farei per Ignazio. Quindi il fatto è che Ignazio era già in contatto con la Ferrari e quindi i programmi erano molto interessanti e quindi lui non ebbe dubbi e passò alla Ferrari. Adesso vediamo un attimo le immagini della 33. E poi parliamo di Ferrari e arriviamo poi all'incidente. Ecco, questa è sempre la 3 in prima testa, siamo a Vallelunga con la 33. Questa è una foto che per caso, ma insomma c'ha un suo significato che non vi sto a spiegare. E questa invece è la 33 del 68, quella con cui hanno ottenuto tantissimi successi. Questa è la squadra Dini, Giunti, Casoni e Nanni Galli a Imola, la presentazione della 33 1968.
Qui, ecco, dopo l'incidente siamo a Daytona Beach, vedete che il braccio destro si è abbastanza scarnificato, però il suo umore non è passato. Qui siamo a Milano, dove ha fatto appunto i trapianti, e qui siamo già di nuovo alla Targa Florio. È passato un mese e mezzo, due, ha il casco nuovo perché il precedente si è scorticato sull'asfalto di Daytona. E questa è stata quella targa che vi dicevo, Garafo, vedete come entra in macchina, si capisce che ha delle sofferenze al braccio destro. Questa è la partenza. Guarda che bella questa immagine del parco, qui dove siamo, a Cerda. Il passaggio all'interno di Cerda, qui si vede Carlo Chiti, era l'ingegnere capo dell'Autodelta, con Ignazio molto provato, e qui siamo sul podio, Elford e Maglioli che hanno vinto, Nanni col pugno alzato e Ignazio che è comunque contento per questa performance al suo rientro dall'incidente. Ecco, qui che ho Ciccio Di Cefalù, il famoso calzolaio che proprio Ignazio istigò a fare il primo paio di scarpe da corsa, e poi Ciccio è diventato un mito e lo è ancora. Qui siamo a Nürburgring e Nanni che pulisce il parabrezza della macchina della 30 di Ignazio. Questa è la partenza, loro sono la numero 16 con tutte le Porsche, c'è una Lola. Ecco, guardate, questo è il Nürburgring, tutte e quattro le ruote alzate da terra. Qui siamo a Vallelunga, al Gran Premio della Repubblica che Ignazio vinse in questa gara, che casualmente, ecco, guardate il pubblico di Vallelunga, quanta gente c'ero anch'io lì a vedere questa corsa. E qui all'arrivo ha vinto questa gara battendo le Abarth che andavano molto forte oltre alle Porsche. Qui al Mugello, anche qui le ruote dietro sono alzate da terra. Questa è un'altra gara che ha vinto poi Nino, in realtà, come anche questa. Qui siamo a Imola, Dini, Giunti, Vaccarella, Zeccoli, Casoni e Nanni. E questa è Le Mans. Questo è l'Uraghi che premia Ignazio a fine stagione. E poi inizia la stagione del 69. Questa è la nuova 33-3000. Questa è una foto molto bella, stile Elia Kazan. Siamo a Sebring. Però non l'hanno sperimentata e poi sono tornati subito alla 33 dell'anno prima. La 2000, guardate, ecco il pubblico, quando dicevo il pubblico che si stringe sulle macchine, sui beniamini italiani. Purtroppo in quella gara Elford tamponò Nanni e loro furono fatti fuori. Qui invece siamo con la 3000 davanti a una Porsche. Qui siamo in un rally in cui Ignazio vinse davanti, sgominando tutti i francesi. Questo è Zelfeg, c'è De Adamic che dorme, Bussinello di spalle, Ignazio che se la ride. Qui siamo a Imola, ecco una gara in cui Ignazio arrivò secondo dietro a X, quello è X. Qui è Ignazio davanti a Nanni con la stessa Alfa 33-3000. Le domande sono previste alla fine, ma a te lo consento perché lui è mio cugino, quindi è quasi un nipote anche lui. No, prima di passare alla Ferrari, se puoi raccontare quegli aneddoti che hai scritto nel libro e persino appunto la vita dei piloti di allora, il film che c'era. Sì. Lo scavezzacollo. Ma sì, insomma, la verità è che, no, ti ringrazio Francesco, molto brevemente, no? In effetti quello era un periodo in cui, malgrado quei rischi pazzeschi, i piloti poi vivevano bene, insomma, se la vivevano bene, si divertivano, facevano ancora delle cose un po' da scavezzacollo, malgrado fossero dei professionisti molto seri. Insomma, basti pensare che loro su tutti i circuiti italiani, qualche volta anche all'estero, andavano in macchina, no? Lì tipicamente Ignazio partiva per la Targa Florio piuttosto che per il Mugello, per Imola, Monza, andava con la sua GTA data dall'Autodelta, partiva insieme a Nanni Galli, si ingarellavano come due matti lungo le strade, non autostrade dell'epoca, e proprio Nanni Galli racconta nel suo libro, io lo riporto nel mio, che con Ignazio si erano inventati questo giochetto. Venendo alla Targa Florio nel 68, loro partivano con le GTA da Roma,
E il giochetto era di far toccare con il muso della loro GTA le targhe a sbalzo dei rimorchi dei camion e poi fare a gara chi riusciva a farne saltare di più. E adesso non so chi vinse in quel 68, però certamente sì, molti camionisti insomma, arrivarono a Villa San Giovanni e si trovarono senza targa, non sapevano forse perché. Un'altra volta si racconta Nanni sempre nel suo libro, io riporto nel mio, erano già piloti di sport prototipi, erano a Sebring, tornavano in albergo dalla città, dove avevano fatto magari anche un po' tardi, e Ignazio guidava e a un certo momento, poi c'è anche un episodio con te mi sembra, che fu portato in guardina, sempre in America, e allora Ignazio vede questa macchina che sta un po' a centro, sta in queste strade larghe a quattro corsie con il prato a raso, si gira verso Nanni e fa: senti, questo io lo sorpasso dal prato, e senza che Nanni possa fare nulla lui prende, parte sul prato e supera in tromba questa macchina che andava troppo piano e stava a centro strada, se non che come loro sorpassano si accendono tutte le luci, era la polizia. E quindi li hanno presi tutti e due, li hanno portati in guardina, e malgrado dice: ma noi siamo piloti, bella cosa, li lasciò molto indifferenti i poliziotti americani. E anche con Nino, in realtà erano in macchina, è l'epoca della Ferrari, erano in macchina, guidava Ignazio, c'erano Nino con lui e Merzario, eppure lì Ignazio fu portato in galera perché andava a 160 miglia, mentre il limite era, non so, a 100 o a 90 miglia, questo nel 70. Quindi ne facevano un po' di tutti i colori. E poi è anche molto bello perché loro, per esempio, quando si andava alla Targa Florio, i piloti stavano lì quasi una settimana, no, a provare con le macchine normali, mentre le macchine da corsa arrivavano con le bisarche, con le navi. In realtà loro provavano sul circuito di tutti i giorni con le loro macchine e diventavano anche molto amici tra loro. Per esempio l'amicizia tra Ignazio e Sandro Munari, il grande rallista italiano che purtroppo non sta tanto bene, quindi non possiamo invitarlo in queste sedi perché lui era molto affezionato a Ignazio. E nasce lì, insomma, io quando, ecco, nel 2 anni fa, no, incontrai loro come amici di Ignazio, Sandro mi disse una cosa molto commovente, disse: sai Vittorio, io sul comò di casa mia ho 3 fotografie, c'ho la foto di mio padre, c'ho la foto di mia madre e c'ho la foto di Ignazio Giunti. E questa fu una cosa che mi toccò molto, perché le amicizie che nascevano in quell'epoca tra i piloti erano straordinarie. Io mi è capitato di andare a Prato a parlare del libro e Nanni Galli, che fino a pochi anni fa era in grandissima forma, era un ragazzino, correva ancora in macchina e invece adesso ha avuto un problema fisico molto forte, lui è voluto venire, io l'ho trovato molto molto provato, molto molto giù, eppure è rimasto tutta la sera. Non ho potuto parlare tanto come faccio stasera, anche se con qualche difficoltà, perché ha voluto parlare moltissimo anche lui, abbiamo chiacchierato a lungo. E io ho detto: guarda Nanni, tu, come lui parlava anche con molta difficoltà, adesso spero che stia un pochino meglio. E gli ho detto: tu hai dato un'investizione amicizia straordinaria, a rimanere fino a mezzanotte, oltre, stasera facciamo prima, spero. E lui ho detto: ma io lo so perché tu hai queste amicizie vostre, sono così salde, così forti, perché loro è come quelle amicizie che nascevano in guerra, cioè erano dei ragazzi che si divertivano, andavano a donne, Nanni dice che si scambiavano le donne con Ignazio, insomma raccontavano tutti, per cui si divertivano, erano dei bon vivant, però loro in realtà stavano rischiando la pelle insieme. Queste cose saldano le amicizie, saldano i rapporti molto più di quanto possa avvenire per noi che insomma non abbiamo questo tipo di esperienza. E quindi questa esperienza del libro a me mi ha arricchito molto, ecco, nel vedere Ninni che viene tutte le volte a parlare di questo libro, di Nanni che stando male dice certe cose, si trattiene fino a notte fonda, di Sandro Munari che mi racconta delle sue fotografie sul comò. Insomma, sono tutte cose insomma, bellissime, ecco, che però nascono in un contesto di valori assoluti, perché erano un contesto in cui questi ragazzi si rischiavano la propria vita, e questo è un fatto assolutamente importante, qualificante. Bene, dicevo la Ferrari. Con Ferrari Ignazio passa nel 70, il 70 è un anno molto importante per Ferrari, perché Ferrari nasce da un accordo con la Fiat, un programma di corse molto intenso. Rientra in Ferrari Nino Vaccarella e entrano i due piloti giovani della Ferrari emergenti in Italia, appunto Giunti e Merzario. Entrano poi tutta una serie di piloti fortissimi, perché le prime guida sono X e Andretti,
perché corrono diverse corse ancora John Surtees e Chris Amon, che erano piloti molto forti. C'era Merzario, c'è Scetti, c'era Regazzoni per la Formula 1, quindi insomma un'annata molto importante con delle macchine nuove, la 512 che doveva sfidare le 917 Porsche, che avevano già un anno di esperienza e di mondiale vinto, la Formula 1 con un programma in alcune gare a due o a tre macchine. È un ambiente molto più difficile dell'Alfa Romeo, la Ferrari era un ambiente molto difficile. Ferrari era un personaggio molto duro, molto tosto, a cui per giunta Ignazio durante la trattativa fece due richieste piuttosto forti, importanti. La prima era quella che voleva correre anche in Formula 1. E la seconda che voleva essere pagato. Notate che i piloti italiani all'epoca erano disposti ad andare in Ferrari anche gratis. Quindi, insomma, erano due. Però Ignazio piaceva a Ferrari, sia perché conosceva le sue performance con l'Alfa Romeo, e poi perché Ignazio era una persona determinata, che seguiva i suoi obiettivi con molta determinazione, però era anche sempre molto equilibrato, molto intelligente, molto educato, insomma, senza nessuna supponenza. E quindi gli concesse entrambe le condizioni. L'anno fu un anno impegnativo, soprattutto perché la Porsche 917 era decisamente più forte delle Ferrari 512. Gozzi e Forghieri erano i due direttori tecnico e sportivo e misero in squadra insieme appunto il preside con lo scavezzacollo, cioè la coppia fissa. Poi ci sono state delle varianti, però insomma la coppia fissa erano Vaccarella Giunti. E devo dire che loro, che pure non partivano con i favori del pronostico rispetto agli X, agli Andretti, agli Amon, ai Surtees, in realtà portarono a casa i risultati più forti, più importanti per la Ferrari di quell'anno. Vinsero l'unica gara del mondiale della Ferrari di quell'anno, vinsero brillantemente a Sebring, seppur con un aiuto da parte di Andretti, voluto più per ragioni commerciali che per ragioni sportive. E poi ottennero vari importanti risultati a Spa-Francorchamps, soprattutto le gare importanti sono, diciamo, Monza, in cui Ignazio andò fortissimo, vedremo le foto, lui scattò in testa lasciando dietro tutte le Porsche. A Monza a quell'epoca si girava oltre 250 km all'ora, non c'erano chicane, non c'erano vie di fuga, era quasi un anello, insomma, si faceva quasi tutto in pieno con delle staccate molto difficili come la parabolica, cioè, insomma, era un circuito molto impegnativo. E vedremo Ignazio che scatta in testa e poi riesce ad arrivare secondo con Vaccarella, perché all'ultimo cambio con Amon, in realtà che era subentrato sempre per queste logiche un po' strane dell'amico Franco Gozzi, ci fu un ritorno di fiamma, quindi l'inseguimento su Rodriguez e Kinnunen non si riuscì a fare, arrivarono comunque secondi. Poi fecero la Targa Florio, la Porsche quell'anno. Purtroppo non ho molte foto qui, però la Targa Florio quell'anno la Porsche mandò una macchina speciale che avevano collaudato nei mesi solo per la Targa Florio, una specie di go-kart che pesava poco più di 500 kg, la loro ne pesava quasi 900 ed era durissima da guidare. Però la Ferrari aveva due piloti speciali, aveva Nino Vaccarella, il re della Targa Florio, aveva Ignazio Giunti, che la Targa Florio andava fortissima. E quindi fecero una grandissima gara, eroica. Francolini, che pure non era un simpaticone, commentò prima di parlare dei vincitori con la Porsche volevo parlare di Vaccarella e Giunti, perché sono loro i veri vincitori morali. Arrivarono credo con le mani piegate dalla durezza di quel cambio, di quel volante, insomma, e arrivarono alla fine terzi, che fu, mentre invece Joe Siffert, no, guidava con due dita questa 908 tipo go-kart in mezzo alle curve delle Madonie. Poi ancora Nürburgring, insomma, Ignazio arrivò terzo a Watkins Glen, vinse ancora una gara, questa volta in coppia con X in Sudafrica a Kyalami. Nel frattempo però aveva corso anche in Formula 1, perché la promessa di Ferrari era di farlo correre anche in Formula 1. Lo mise in concorrenza in realtà con Regazzoni era un bel piedone a quell'epoca, si laureò campione europeo di Formula 2 battendo nomi tipo Fittipaldi, Derek Bell, insomma era uno che andava molto forte con la Tecno. Ebbene, Ignazio al debutto a Spa-Francorchamps, quindi quel circuito terribile da 260 km all'ora, partiva dalla terza fila, partì male, era terzo, poi lo fermò un commissario pensando ci fosse una perdita d'olio, arrivò quarto, che per una pilota che non era mai montato su una monoposto, se non quelle due gare con la De Sanctis di 5 anni prima, due gare singole, era una performance straordinaria.
ottenne i primi punti della Ferrari quell'anno, fece i tempi sul giro migliori di Rindt, che è un gran talento e che sarà campione del mondo quell'anno, e dello stesso Jack Hicks, che correva sul circuito di casa, quindi fece un tempo migliore di questi due fortissimi piloti. E poi le gare successive furono sempre, dimostrò, confermò la sua velocità e il suo talento, ma fu sempre sfortunato. Insomma, Zelfeg doveva arrivare terzo e invece gli si afflosciò un pneumatico gli ultimi giri e arrivò settimo. A Monza, vedremo le foto, era in testa insieme anche a Regazzoni e a X nel gruppetto di testa, e secondo me l'Ignazio puntava ad avere un risultato tipo Scarfiotti nel 66, e invece fu il primo a ritirarsi dal sesto giro, si fermò in box e la gara poi fu vinta da Regazzoni, che quindi vinse un po' la sfida interna. Ecco, possiamo vedere le foto della Ferrari? Qui è con Merzario, sempre a Vallelunga, in queste prime prove della 512. Qui siamo a Monza, in questo inverno 69-70. Qui è Vaccarella, Ignazio, che arrivano a Daytona Beach. Quella è la fidanzata di Ignazio dall'epoca. Qui siamo a Sebring, la gara che poi, appunto, giunti Vaccarella e Andretti vincono davanti a una Porsche guidata tra l'altro da Steve McQueen. E qui siamo a Monza, Ignazio ha il nuovo casco, questo casco con l'aquila bifronte, e questa è stata una grandissima gara di Ignazio, lo ricorda sempre anche Ninni. Ecco qui, guardate cos'era il Mondiale Sport Prototipi, quante macchine c'erano e quanto pubblico c'era. E qui è Ignazio che nei primi giri parte in testa, da Rodriguez nella coda, Siffert e le altre Ferrari più dietro. Questa è l'unica foto che ho della Targa Florio in questa sequenza fotografica, questa di cui dicevo. E qui siamo di nuovo al Nürburgring, al salto. Questa volta Ignazio correva in coppia con Merzario. Qui siamo in Formula 1, ecco, debutto in Formula 1 a Spa-Francorchamps. Questo è sempre Spa-Francorchamps il debutto. Qui siamo a Clermont-Ferrand, in Francia, Gran Premio di Francia. Sempre Gran Premio di Francia, quello dietro è Dennis Hulme, campione del mondo, con la McLaren. Qui siamo a Zelfeg, Forghieri, Regazzoni giunti per un briefing a Zelfeg. Questo è Zelfeg, dove appunto fu sfortunato, perché adesso vediamo la foto, ecco qui lui è davanti a Rindt, Chris Amon, Jack Brabham, quindi tutti grandi campioni. Questa è autosprint che presenta Monza 70, ecco Regazzoni, giunti X, qui c'era questo cartello, forza Regazzoni, siamo giunti all'ora X, che è un cartello famoso. Qui con Gianni Agnelli, sullo sfondo c'è Agostini. Questo è Erzorginum Sanctis, quindi Ignazio non dimenticava comunque le vecchie amicizie, le vecchie conoscenze romane, malgrado appunto fosse ormai un pilota di livello mondiale. Qui siamo in parabola, questa è la partenza del Gran Premio di Monza, Regazzoni, giunti, Amon. Ecco, questi sono i primi giri di questa gara, vedete le Ferrari, c'è X che è in testa in questo momento davanti a Rodriguez. E si è interrotta, pensavo che ce ne fosse un'altra, comunque questa è la parte della Ferrari. Andiamo a chiudere velocemente sulla parte in realtà più triste della storia. Ignazio a fine di quell'anno in realtà era soddisfatto di questa annata molto intensa che gli aveva dato forse meno soddisfazioni di quelli che lui poteva avere, era stato sfortunato in tante occasioni, però era sicuramente molto speranzoso, molto confidente nell'anno successivo. Ferrari gli dava molte chance di correre in Formula 1, seppur alternandosi con Andretti. Era la prima guida della nuova Ferrari 3000 prototipo insieme a Jackie Hicks. E invece purtroppo l'incidente che adesso vediamo, alla prima gara in Argentina il 10 gennaio del 71, Ignazio perderà la vita in un incidente assurdo che facciamo commentare al giornalista della Rai, quindi dovremmo abbassare tutte le luci, alzare tutto il volume e vediamo le immagini dell'incidente.
professor Rodriguez. Nel primo giro, pensate, Ignazio anche qui era andato in testa subito davanti alle Porsche 917, che questo è Fittipaldi. Ignazio aveva la nuova 3000 ed era davanti a tutte le Porsche 5000. Oggi la Federazione Automobilistica Francese ha annunciato di aver sospeso per 3 mesi da ogni attività sportiva il corridore Jean-Pierre Beltoise, in attesa del giudizio della Commissione Sportiva Internazionale e dell'autorità giudiziaria argentina sulle sue responsabilità nell'incidente che ha provocato durante lo svolgimento della 1000 km di Buenos Aires il 10 gennaio scorso. Questo è Ronnie Peterson, del pilota italiano Ignazio Giunti. All'uscita della curva che mette sul rettilineo dei box, la madre di Jean-Pierre Beltoise si era fermata, senza benzina. Il corridore era disceso dal posto di guida ed aveva preso a spingere la macchina, nella speranza di raggiungere i box, riempire il serbatoio, riprendere la gara. Dal lato destro della pista, Beltoise lentamente spingeva il bolide verso sinistra. Ignazio Giunti era già passato quando la manovra a mano di Beltoise era cominciata, ma non può prevedere ora dove ritroverà questo ostacolo in movimento. Rivedremo ora la scena dell'incidente. Al 38° giro, Giunti sbuca dalla curva immediatamente a ridosso di Parks. Sta per superarlo, per doppiarlo. Le due Ferrari, quella di Parks e quella di Giunti, sono accodate. Si infilano nello stretto corridoio a sinistra della madre di Beltoise. Parks passa. Giunti, forse anche perché è coperto dalla sagoma dell'auto che lo precede, urta l'ostacolo. In questo rogo muore Ignazio Giunti. Ecco, in realtà Ignazio muore per l'impatto fortissimo, perché era una curva molto veloce, quindi è arrivato a più di 200 km all'ora, ha colpito un ostacolo fermo e quindi il cuore, si è spezzato il collo, si è arrestato, ha avuto un arresto cardiaco, quindi per fortuna non ha visto il resto della tragedia, che è stato un lungo rogo della macchina, perché ci ha voluto molto per spegnerla, e quindi questa è una magrissima consolazione ovviamente. Responsabilità tantissime. Certamente quella di Beltoise, che era un po' incosciente a fare questa cosa, e che ha avuto, pensate, la fortuna pazzesca che nel momento in cui avete visto Ignazio è arrivato con la sua macchina, lui si era appena spostato a fianco da che stava spingendo la macchina sulla coda, quindi sarebbe stato disintegrato dall'impatto, e invece in quel momento lui si era spostato vicino al volante per sterzare le ruote e cercare di raggiungere così meglio, utilizzando la pendenza, di raggiungere in box. E quindi lui è rimasto totalmente incolume, insomma, ha avuto un balzo indietro e la macchina invece gli è stata sfilata da sotto. Responsabilità di Parks. Io parlai con Ferrari, ero ragazzino, insomma, andai da Ferrari, e Ferrari disse, secondo me esagerando, che le colpe principali erano di Parks, perché Parks aveva la visibilità per non scansare all'ultimo momento la macchina, la Matra, e invece l'aveva fatto ovviamente in maniera un po' incosciente, ma quasi apposta. Io credo che non sia così, penso che in realtà Parks avrebbe potuto, se fosse stato avveduto, avrebbe potuto evitare l'incidente, ma che l'abbia fatto apposta, insomma, o quasi apposta, o con colpa grave, forse troppo. La vera responsabilità, secondo me, è quella dei commissari di gara, insomma, è impensabile che per 3 giri di seguito una macchina continua a essere spinta lungo il circuito, in posizione sempre più pericolosa, perché mano a mano la spostava verso il centro della pista. Con questo, secondo me, la maggiore responsabilità è proprio quella dei commissari. Bene, per chiudere, io smetto qui di parlare, vorrei solo vedere questo servizio che trovo ben fatto, è un servizio che è andato su Sky, e che riguarda la presentazione del libro che facemmo, c'era anche Florindo, che facemmo all'Aniene. E questo servizio secondo me è molto carino per le testimonianze che ci sono da parte di Malagò, che di corse non ne capisce molto, ma il libro se l'era effettivamente letto almeno in parte. Comunque Ignazio era un socio della Niene, quindi era in qualche modo conosciuto, di Montezemolo, e poi di un giovane pilota, Emanuele Pirro, che era in realtà un grande tifoso di Ignazio in quegli anni. Quindi vediamo, saltiamo una sezione di fotografie, andiamo a vedere il filmato e chiudiamo. Lui è il fratello di Elio De Angelis. Ha lasciato un segno importante. Il racconto è
poetico che celebra ciò che gli appassionati romanticamente definiscono l'epoca d'oro delle corse, periodo a cavallo tra gli anni 60 e 70, si arricchisce di un nuovo importante capitolo, una monografia dedicata a Ignazio Giunti. Al pilota Giunti, il diamante grezzo cresciuto in quella straordinaria fucina di talenti che fu l'Autodelta, la squadra corsa dell'Alfa Romeo, e all'uomo Ignazio, il rampollo della Roma Bene, autentico gentleman, maturo e riservato, nonostante un passato fin troppo irrequieto. Un libro scritto da Vittorio Tusini, nipote del compianto pilota romano, che offre agli appassionati a quasi 50 anni dalla sua tragica scomparsa lo spunto per incontri, dibattiti, celebrazioni. Ignazio è stato un po' il capostipite di una serie di ragazzi italiani che andavano forte. Era consapevole della propria forza, ma sempre coi piedi per terra, umile, determinato, che cercava di migliorarsi. Ferrari ne aveva un ottimo ricordo, e soprattutto i meccanici. Quando uno è amato dai meccanici vuol dire che uno di qualità. Un'epoca pericolosissima, rischiosissima, per certi versi folle, una filosofia di vita apparentemente aristocratica nel vero senso della parola, però in realtà poi c'era un'umiltà di prendere una macchina e di andare a correre lontanissimo facendo dei sacrifici. Resta il ricordo di un campione e di un uomo amatissimo da chi ha avuto la fortuna di incontrarlo, e l'eco delle polemiche di una tragica fine in quella drammatica 1000 chilometri di Buenos Aires 1971, che forse ha contribuito a indirizzare con maggiore convinzione l'automobilismo verso più elevati livelli di sicurezza. La morte di Giunti ha avuto un impatto grosso in tutta l'Italia, perché chiaramente era italiano, correva con la Ferrari. Il primo grosso dispiacere che io ho avuto da appassionato di corse. E Ignazio Giunti ha avuto un po' in comune con mio fratello, purtroppo un destino avverso. Oggi non si sarebbero verificate queste morti, diciamo. E passo la parola a Carlo e a Nino per sentire dalla viva voce di chi è stato protagonista assoluto di quell'epoca qualcosa sulle corse, sui piloti di quegli anni. Caro Nino, è molto bello averti qui per parlare di Ignazio, compagno della tua ultima stagione di Ferrari nel 1970. Lui, giovane speranza del nostro automobilismo, e tu, pilota di grande esperienza e palmarès. Ma prima di raccontarci del vostro rapporto di Ignazio come pilota e come uomo, vorrei che ci parlassi di te, che hai attraversato un lungo periodo della fantastica quel periodo fantastico dell'automobilismo che va dalla fine degli anni 50 agli anni 70. Ho dovuto scrivere un po' tutte queste cose perché ci sono date, nomi, e volevo essere sicuro di non sbagliare, per questo mi sono dovuto. Ecco, il primo punto che penso sia interessante affrontare riguarda proprio le corse di quegli anni. Già Vittorio ha sottolineato due aspetti fondamentali che le caratterizzavano rispetto alle competizioni di oggi: la maggiore importanza delle corse per vetture sport prototipo rispetto a quelle della Formula 1, i rischi altissimi che facevano della morte un elemento intrinseco dell'automobilismo di allora. Raccontaci qualcosa quanto al primo aspetto, su cosa rappresentavano per le case costruttrici, per i piloti e per il pubblico quei campionati mondiali sport prototipi che hai corso con meravigliose vetture e sui circuiti più belli e importanti del mondo. Penso anzitutto a due corse formidabili che ti videro entrambe protagonista e vincitore: la Targa Florio e la 24 ore di Le Mans.
Quanto al secondo profilo B, tu che hai visto morire in corsa tanti amici e rivali, che hai affrontato i rischi enormi di allora correndo ai massimi livelli per tanti anni, fino alla soglia dei 40 anni, cosa risponderesti a una domanda scontata ma non banale, che mi hanno fatto a me anche tante volte e non ho saputo rispondere? Perché decidevate di correre malgrado il rischio di uccidervi, forse sempre in agguato? E allora, correvamo perché avevamo una grande passione, no? Io ho corso perché è morto mio padre, no? Quindi appena è morto mio padre, con la macchina che lui guidava, ho iniziato a muovere i primi passi. E per me era una questione proprio di vita o di morte. Facevo il preside della scuola, che mi aveva lasciato papà, aveva fondato una scuola, un tecnico commerciale e una scuola media. E quindi alla morte di papà, assieme a mia sorella, siamo diventati, mia sorella la preside e io il vicepreside, poi diventato preside alla morte di mia sorella. E quindi le corse per me avevano un grande significato. Io non ero nato per fare il preside, ma ero nato per fare il corridore. E dalla Sicilia non era certamente facile, perché non c'erano i mezzi e le possibilità che possibilmente c'erano altrove, cioè al nord Italia, dove c'erano le grandi corse, escludendo la Targa Florio. Quindi quando è morto mio padre si è verificato il sogno della mia vita, cioè di diventare un pilota. E al contrario dei miei compagni, avevo questo duplice compito di fare il pilota e di fare il preside di una scuola, due cose completamente diverse. Certo, fare il preside della scuola toglieva molto spazio a quello che era un allenamento. Allenarsi era importante. E quindi salire su una macchina senza neanche conoscerla per me era un handicap. Però credo che me la sono cavata molto bene, perché io amavo le potenze. Cioè per me avere una macchina di 500 cavalli era la gioia infinita. E quindi le P4, le P3... le P2, no? Con le quali ho avuto dei grandi risultati, erano delle macchine straordinarie, non parliamo poi della 512, soprattutto la M, che a Le Mans mi consente di fare i 350 km orari e quindi insomma di volare addirittura, perché a Le Mans nel retirino di Osuno Dier c'erano dei dossi dove noi altri volavamo e quindi io inavvertitamente diventavo un pilota di aereo. Quindi decollavo e poi atterravo a 300 e passa chilometri orari. Quindi erano dei tempi molto belli ma molto pericolosi. E io sono stato molto fortunato a essere ancora vivo qui con voi, perché purtroppo non è che posso dire che sono stato più bravo degli altri, sono stato più fortunato. Infatti quando alle volte mi dicono la tua più bella vittoria qual è? È la vita, e sono rimasto vivo. E quindi insomma parliamo di corse, parliamo di Ferrari, parliamo di Porsche, parliamo di tante belle cose, ma la vita credo che sia il bene più prezioso. E quindi essere questa sera qui con voi per me è motivo di grande soddisfazione, perché rappresento quell'automobilismo che per me è rimasto un automobilismo mitico, fantastico. Vedere una Targa Florio dell'epoca, oggi non si vedono più queste cose. Chi non ha fatto la Targa Florio non ha mai corso. Appunto. E quindi insomma correre in mezzo a voi, io la Targa Florio c'erano i miei concittadini che mi spronavano, no? Che si mettevano in mezzo alla strada, io li vedevo insomma che mi spingevano anche loro, no? E quindi sopra gli studenti no, perché non si volevano far vedere, perché poi il lunedì poi c'era, li minacciavo di sospenderli se li avessi visto in Targa Florio, cosa che poi non succedeva perché li vedevo lì e mi venivano a trovare e mi venivano ad applaudire. Quindi erano dei tempi molto belli, per me è stato una cosa particolare, cioè un preside che diventa un pilota, perché è stata poi la mia vera passione, la mia vera vita. Certo. E quindi insomma la soddisfazione poi di aver vinto le gare più belle del mondo, insomma, a 24 ore di Le Mans,
con dei record che sono rimasti per parecchi anni. Era forse tra le gare preferite da me, perché io amavo la velocità. Non è chiamata molto la Targa Florio, perché alla Targa Florio mi spaccavo le mani, era straziante, tutte le curve, perché con una mano tenevamo uno sterzo e l'altra mano tenevamo il cambio. E si volava sempre. Perché cambiavamo continuamente, perché prima, seconda, terza, quarta, prima, era una cosa... La quinta veloce per la quinta Bonfornello. Io l'ho fatta 4-5 volte. A 300 all'ora. Una anche con te nel 75. Sì. Guardavamo i carciofi, lì c'erano i carciofi, no? Guardavamo questi carciofi. E quindi, insomma, dei ricordi molto belli di un automobilismo mitico. Bello, bello. Nel quale io ho avuto la fortuna di farne parte e soprattutto di essere rimasto vivo. Bello. Perché quando vedo queste cose, per me c'è un grande rimpianto. Certo. Dei giovani straordinari che purtroppo hanno perso la vita. Ignazio ha perso la vita ingiustamente, perché naturalmente non c'erano i commissari sportivi lì in Argentina a custodire i piloti, quindi un incidente assurdo che non si doveva verificare, che non si poteva verificare, e che intanto in quei tempi si verificavano queste cose. E del contesto generale vorrei passare al tuo rapporto con la Ferrari e con Enzo Ferrari. Prima di tutto alle cose belle, alle importantissime vittorie che hai donato alla casa di Maranello, con le vetture sport prototipo, Targa Florio, Le Mans, Nürburgring, Sebring, nel periodo mitico della scuderia degli anni 60. Ma poi anche a quella certa incompiutezza del rapporto tra te e la Ferrari. Mi riferisco al fatto che non ti sia mai stato offerto un programma ufficiale in Formula 1. E anche a quell'impegno con le vetture sport non così continuo e intenso come avrebbe potuto, anzi dovuto, essere, e che ti portò alla seconda metà degli anni 60 all'Alfa Romeo e all'Autodelta, con cui hai corso e vinto con le varie versioni delle 33, anche dopo il rientro nel 1971, chiusa l'ultima parentesi con la Ferrari nel 1970. Vorrei chiederti intanto se condividi di questa mia impressione di incompiutezza e poi se ci descrivi un po' il contesto Ferrari e quei tormentati rapporti con il Drake, Enzo Ferrari. Drake, con Enzo Ferrari. E i suoi direttori sportivi e tecnici che hanno sempre avuto con i piloti italiani delle generazioni degli anni 50 e 60. Penso riguardo quest'ultima alla Meteora Baghetti, al rapporto con Bandini, unico pilota ufficiale e tutto tondo, ma sempre un po' in sordina rispetto ai compagni di squadra stranieri, John Sartis, che era preferito anziché gli italiani, alle opportunità offerte da Ludovico Scarfiotti in modo pieno con le sport, ma molto parziale in Formula 1 e con un'interruzione inspiegabile malgrado la vittoria a Monza nel 1966 e l'esigenza di sostituire Bandini morto a Monte Carlo nel maggio 67. Ecco, cosa puoi raccontarci tu che hai vissuto di dentro queste situazioni e che hai corso e vinto con quei compagni sfortunati? La domanda è cosa ci puoi raccontare tu che hai vissuto dal dentro di queste situazioni delle preferenze dei piloti stranieri a quelli italiani e che hai corso e vinto con quei piloti, con questi compagni sfortunati? Ma io subito vorrei dire che in Ferrari non ci sono stati mai direttori sportivi all'altezza della situazione, perché Francolini non era un direttore sportivo, era un giornalista bravissimo, ma non poteva fare il direttore sportivo perché non aveva il polso per imporsi nei confronti, non so, degli stessi piloti. Ricordo che c'erano dei battibecchi tra piloti e piloti, con i meccanici alle volte, quindi non c'era un andamento veramente ideale e quindi non era un direttore sportivo. E così come tanti altri direttori sportivi, Dragoni aveva le sue preferenze, ricordo con Baghetti, il leone di Reims, che poi insomma... Tanto leone non era, insomma, il leone era la Ferrari che aveva 40 km in più delle Porsche e quindi il rettilineo superava agevolmente queste macchine.
Quindi tante cose che hanno falsato poi la verità nello sport automobilistico. Per quanto mi riguarda non voglio fare il presuntuoso, ma sono molto contento di quello che ho fatto. Certo. Perché sono stato sempre nelle condizioni, diciamo così, più ridotte rispetto ai miei compagni. Parlo di allenamento, di prova, però l'avevo nel sangue, quindi quando salivo su una macchina da corsa per me era una cosa eccezionale. E più potente era la macchina e più io mi esaltavo, perché tante volte c'erano dei piloti che magari dicevano è troppo potente, scappa da tutte le parti, però era eccezionale. Vabbè, devi domarla. Le derapate che si facevano. È il famoso piede che comanda. Le derapate che si facevano alle Mans, le derapate che si facevano in targa continuamente erano fantastiche. Certo. Noi altri non sterzavamo, si guidava con l'accelerazione dei 500, dei 600 cavalli. Quindi insomma, tempi molto belli. Bastava dosare. Comunque, io lo posso dire, non sono stato molto fortunato nella valutazione del mio comportamento. Però aver vinto quasi tutte le gare nel mondiale è una testimonianza di valore. Certo. E soprattutto il valore più alto è quello, come ho detto poc'anzi, di essere vivo. La vittoria più bella della mia esistenza è la vita. Sono vivo qui con voi. E purtroppo parliamo di sport, è una grande cosa. Ma quando si muore si perde la vita dei giovani a 20 anni, è una cosa veramente atroce. So. Veniamo alla tua esperienza con l'Alfa Romeo Autodelta e in particolare a quel biennio 68-69 in cui hai corso con l'Alfa 33. Quando? 1968-1969 in cui hai corso con l'Alfa 33 insieme a Lucien Bianchi, Teodoro Zoccoli e Zeccoli e Giancarlo Baghetti. Eri un po' la chioccia velocissima. Io ero io. La chioccia velocissima per un'idiata di giovani galletti arrembanti provenienti dalle GTA, Giunti, Nanni, De Adamic, eccetera, e da altre categorie come Casoni. Nel complesso rappresentavate il fior fiore dell'automobilismo italiano, soprattutto nel 1968 avete portato a casa grandi risultati per la gioia del presidente Luraghi, che in quel programma delle corse aveva fortemente creduto per il bene della casa del Biscione e per tutta l'industria nazionale. Cosa puoi dirci di quell'esperienza che anche per un pilota già affermato come te, credo abbia comportato belle soddisfazioni per giunta di un clima della squadra Autodelta certamente molto competitivo, perché eravate tutti piloti fortissimi e dunque rivali in pista, ma anche, come sostiene Vittorio, sereno, amichevole, privo di intrighi e favoritismi, molto più rassicurante rispetto a quello assai complicato che si viveva in Ferrari. Ti risulta? Ma no, io devo dire che in Alfa Romeo mi sono trovato bene, cioè c'è stata veramente una politica di valorizzazione dei piloti, cosa che non succedeva invece in Ferrari. Ferrari aveva questa sua, diciamo così, passione, questa sua preferenza per i piloti stranieri, perché quando era morto qualche pilota italiano, vedi Ascari, vedi Castellotti, vedi Musso, purtroppo la stampa si era molto accanita e quindi lui si era molto dispiaciuto di questo. E quindi, insomma, far correre dei piloti italiani per lui era un pochettino una cosa che gli stava stretta, no? E quindi questo per noi era un handicap, no? Mentre che c'era più facilità a fare correre dei piloti stranieri, che alle volte non erano superiori ai piloti italiani. Ne sarò convintissimo. Comunque i risultati sono quelli che parlano chiaramente. Io sono molto soddisfatto. E veramente tutte le gare del campionato mondiale, venendo dall'Istituto Oriani di Palermo, venendo da Palermo, lontano dalle piste infuocate della Lombardia, Monza, e dell'Emilia. Monza, Imola. E quindi sono molto soddisfatto. Sì, ne sono, e quindi i risultati credo che ne siano un'ampia testimonianza. Ne sono convintissimo. Mi dispiace purtroppo di questi episodi luttuosi di giovani che hanno perso la vita, soprattutto di Ignazio, che ha perso la vita in un incidente che non doveva succedere, e lì la colpa è degli organizzatori argentini che non sono stati puniti dalla federazione, perché non si può fare una corsa senza commissari sportivi che dirigono il traffico e che evitano questi gravi incidenti.
Con l'Alfa tu continuerai un rapporto assai proficuo dal 1971, ma nella stagione 70 sei rientrato alla Ferrari. Quella era una stagione di svolta per la casa di Maranello, che grazie allo storico accordo con la Fiat fu in grado di preparare nuove macchine sia per il Mondiale Marche, la bella 512 che ti ricordi, sia per quella della Formula 1, l'eccellente 312B, di potenziare la propria squadra piloti con un fortissimo gruppo di campioni stranieri tipo Jackie Hicks, Mario Andretti, Regazzoni, Cetti e per talune occasioni Chris Amon e Sartis. E i tre migliori italiani tu, Giunti e Merzario. Credo sia stata un'annata di enorme intensità e pressione, nella quale purtroppo le formidabili Porsche 917 e la Targa Florio Nürburgring, le agilissime 908, con piloti di calibro Siffert, Rodriguez, Elfort e diversi altri, si rivelarono superiori alle 512, ma nella quale una coppia con Ignazio siete stati protagonisti di grandi gare. Penso soprattutto alla 1000 km di Monza e alla Targa Florio. E avete conseguito l'unica vittoria della Ferrari in quel campionato, a Sebring, con il contributo di Mario Andretti. Cosa ci puoi raccontare di quella stagione e a questo punto di Ignazio come pilota di talento e di grandi prospettive, ma anche come ragazzo per bene, leale, scherzoso e pieno di vita? Beh, nel ricordo mio fantastico della 512M, la modificata, perché la S era inferiore alla 917. La M credo che abbia superato la Porsche e me ne sono accorto soprattutto a Le Mans, dove ci sono queste grandi velocità dove si superano abbondantemente i 300 km/h, e quindi insomma una grande soddisfazione per me. La potenza era gioia, godimento, sicurezza soprattutto, e quindi ecco, sono delle macchine la 512 M fantastica. Credo che sia stato anche superiore della 917, perché a Le Mans ho fatto dei sorpassi stupendi dopo uno di ieri in quei curvoni che c'erano a Indianapolis, a Lausanne, e quindi sono delle cose che oggi non si vedono più. Oggi io quando vedo la Formula 1 mi addormento, insomma. A proposito di sorpassi famosi, nella gara nel 1967 circa a Targa Florio hai sorpassato dopo 2,5 km con la cos'è, con l'Alfa, con la Chaparral, ti ricordi, 7000, dopo, sì, la campione del mondo, l'hai sorpassato dopo 2,5 km, che è difficile sulla Targa Florio fare un sorpasso, e soprattutto a una di quelle macchine. Come ti è capitato? Ma io a Filille ho detto: tieniti pronto perché a Cerda penso che ti venga a prendere. E lui si mise a ridere, no? In effetti quando sono entrato a Cerda c'era questo lungo rettilineo, no? E ho visto questa macchina, questa lettone che si vedeva. Quindi superato il rettilineo di Cerda, poi c'erano delle curve. A lui non conosceva bene la strada, perché dopo Cerda c'era una curva sulla sinistra e un'altra sulla destra che per me era dritta. E quindi io sono arrivato con la quarta, lui era di seconda, e quindi l'ho superato. Poi ho guardato nello specchietto e non c'era più. E quindi insomma. E quindi eri completamente, eri molto più forte. Insomma, non modestamente, diciamo. Era un campione del mondo. Sì, mi ricordo. Era superato da un appassionato siciliano. Preside volante. Preside volante. Bene, io ho finito con le mie domande. Sei stato esaudiente. Grazie Nino. Io però volevo fare una piccola domanda proprio per chiudere anche a Carlo, no? Perché Carlo in realtà non è stato presentato perché è stata un'idea un po' dell'ultimo momento, ma Carlo è stato un pilota serio, un pilota forte, che ha corso anche in prove di campionato del mondo con delle macchine sport prototipo, ha corso in Formula 2 negli anni 70 era pieno di cartisti molto molto competitivi, molto molto forti. E c'è una Targa Florio, no? Tu mi accennavi l'altro giorno che c'è una Targa Florio in cui c'erano tutti e due questi signori. Ero proprio con lui, che lui è arrivato prima assieme a Merzario. Sì. Lui non sentiva il mio odore che ero dietro. E poi che è successo? Siccome
Nino mi insegna che a Tagliaflorio si fa quasi acceso qua. La Tagliaflorio si fa quasi sempre in aria, no? Perché ci sono dei dossi che tu arrivi a 200-220, per cui poi la macchina poi sbalza. Per cui che è successo? Ero terzo, di dietro Anficar, e in uno di questi salti mi si è rotto un giunto delle ruote di dietro e io non me ne sono accorto. Nel rettilineo di Bonfornello, che tu sai che mettiamo la quinta, voi mettevate la sesta, voi da 300 e io da 280 all'ora, mentre ero a 280 all'ora mi vedo la macchina che mi fa a 280 all'ora così, il giunto si stava aprendo, per cui riguardo a quella domanda che avete fatto prima, che se pensate della morte, io sono vivo per miracolo, perché a 280 all'ora mi si stacca una ruota di dietro, meno male che arrivate, siccome i box sono, sai, dopo il rettilineo mi hanno visto che mancava proprio un millimetro per staccarsi completamente e quindi è stata... Ma il destino delle corse era un destino appunto particolare, destino... quindi bisogna dire che piloti che rischiavano molto, Nino è un pilota che andava molto forte su circuiti pericolosissimi, certamente non teneva sul piede, lo teneva giù, lui è stato fortunato, tu in questa circostanza sei stato fortunato, Beltoise abbiamo visto è stato fortunato, Ignazio come purtroppo tanti altri non lo è stato. Voi però correvate sapendo questa cosa, sapendo appunto di mettere in gioco questa cosa, perché per voi in tutto sommato la vita era questo, era la sfida, era la velocità, era il rischio, e forse era il motivo per cui era bello viverla questa vita, la presa della velocità, di essere il più veloce in quella curva. Certo. Era il vero senso della vita. Adesso il senso della vita resta anche nel raccontarlo a tutti, ed è anche per questo, oltre che per l'affetto per Ignazio, che Nino viene a raccontarci queste cose, a darci queste testimonianze fondamentali. Grazie ancora. Grazie mille ai nostri ospiti per averci raccontato questa storia così affascinante, così bella. Credo che ci sia un intervento. Prendere parte a questa bellissima manifestazione. Ho avuto il piacere di conoscere Vittorio personalmente, ci conoscevamo per telefono. Il professore Vaccarella lo conosciamo dai tempi eroici della Targa Florio, abbiamo visto 8 edizioni della Targa, quindi tutto quello che ha raccontato il professore, quello che ho visto Carlo correre con Barberio, mi pare hai fatto una Targa fantastica. E cosa dirvi? Per ricollegarmi a quello che ha detto Vittorio e soprattutto al tema della serata, io su Di Giri ho avuto un'emozione violentissima, non so se qualcuno di voi ricorda, attraverso lo zio Berardo, in una trasmissione del 2004 abbiamo portato il casco di Ignazio in studio. È stata un'emozione violentissima, abbiamo presentato tutte quelle scene che voi avete visto, abbiamo esaminato l'incidente, le circostanze, e quella trasmissione ha avuto una sorte speciale, ha varcato i confini delle Alpi ed è andato in giro per l'Europa, perché ancora oggi su YouTube ho un profilo su YouTube in cui ho proposto nel tempo diverse cose di Suddigiri, ed effettivamente sono cose che rimangono, diciamo, nella storia di questo sport. Ignazio per me è stata una figura particolare. Quando ero studente, con un mio compagno di scuola, abbiamo fatto il club Alfa 33, non so se qualcuno se lo ricorda. Il primo, la tessera numero uno, caro professore Vaccarella, l'ha avuto l'ingegnere Carlo Chiti. Con Ignazio Giunti alla Targa del 68 e del 69, era come se fossimo in famiglia con i piloti dell'Alfa, all'hotel Aurim, dove loro, diciamo, avevano il quartier generale. Noi ragazzi di Catanzaro eravamo praticamente di casa, come possiamo dire. Di Ignazio io ho visto molte corse e l'ho visto anche nel trofeo del Giolotel, dove veramente lì cominciava. Ma la cosa più bella di Ignazio, credo, non è tanto la Targa del 68, che già è stata ampiamente raccontata, ma è una famosa Coppa Sila, non so se voi, del 68, corse con l'Alfa 33,
E lì ci fu un'impresa veramente eroica. Ve la racconto brevissimamente. Schierati alla partenza c'erano Peter Schetti e Arturo Merzario con le Alf e con le Abarth ufficiali. C'era anche Carlo Facetti. E Ignazio, che veniva a collaudare questa Alfa 33 2000 Morale. E non so se qualcuno di voi conosce la Coppa Sila, e c'è la famosa curva delle forbici, no? Di sotto c'è quella grandissima curva che si chiama di Lesmo, professore, proprio perché si fa veramente in una maniera eccezionale. Beh, arriva Ignazio con l'Alfa 33. Io personalmente, che ho già una certa esperienza, ma anche gli altri, abbiamo visto una velocità estrema, cioè sproporzionata rispetto a tutti gli altri. Va bene, finì la corsa, arrivammo in parco chiuso, a casa abbiamo delle bellissime foto. Ignazio giunse secondo, ad un secondo da Peter Schetti, che era passato normale, diciamo, no? E allora a questo punto, ma come è stato possibile? La voce fu che Ignazio si era girato due volte. Allora, diciamo, è chiaro, nelle corse ci sono delle esagerazioni alcune volte, no? Dico, ma se Ignazio si è girato due volte, professore? Posso dire, non solo si era girato due volte, ma la prima volta che si era girato, nel ripartire, invece di metterla prima, gli era entrato... Ma aspetta, Vittorio, due volte, allora questa esagerazione, dico, ma... Sì, insomma, se si gira due volte, 15 secondi li perde, insomma. Poi non glieli può prendere 15 secondi a Peter Schetti, pilota ufficiale dell'Hub, giusto? Vabbè, si chiusa la faccenda. E la settimana dopo uno sportivo cosentino scrisse ad Autosprint ed esibì la foto di Ignazio girato completamente, e quando riparte prende anche un paletto, e praticamente erano le prove del fatto. Dico, ma se non avesse avuto quei due testa coda, cosa faceva Ignazio in quella corsa praticamente? E questa è un'avventura straordinaria di Ignazio. Guarda, Enrico, e l'altra cosa, che Schetti, che è stato poi campione europeo della montagna con la Ferrari l'anno dopo, appunto ha vinto di un solo secondo, e Merzario comunque è arrivato dietro. Cioè, questo era implicito, io questo l'avevo già dato per, diciamo, assodato. E, per farvi capire il legame personale che mi lega ad Ignazio, io a casa ho una piccola monoposto, ed è tutto logato Ignazio Giunti, ma non da adesso, da molto tempo, perché Ignazio fu un pilota davvero particolare per la mia evoluzione di sportivo. E ci fu un fatto particolare che tu non sai, Vittorio. Quando morì Ignazio, io non conobbi la notizia. È una cosa strana, io dal 62 fino ad oggi, attraverso Auto Italiana, Autosprint, poi sono stato corrispondente di Rombo, io praticamente sono documentato da oltre mezzo secolo. Quando morì Ignazio, io non seppi la notizia. Per quale motivo? Era partito per fare il corso di allievo ufficiale alla Ferrari Orsi, e lì all'epoca, pure tu? Io un po' dopo. Ecco, praticamente all'epoca per 20 giorni i ragazzi, gli allievi, erano reclusi. Non avevano contatto con il mondo esterno praticamente, no? E perché gli si dovevano cambiare i connotati, in realtà, no? Era la verità. E praticamente dall'1 gennaio fino alla fine di gennaio del 71 praticamente eravamo fuori da qualsiasi notizia del mondo esterno. E allora dopo poi io appresi che fu una cosa molto triste. Perché questo mio intervento, io ringrazio il signor Cavallaro, che ci ha sentiti per telefono, qui sono venuto per un altro motivo, in realtà. Potrei raccontare tante cose del corso come Vittorio, visto che veramente complimenti, perché sei un'enciclopedia vivente, insomma, questo ti fa molto onore, vuol dire che hai voluto molto bene alla storia di tuo zio. Devo citare lo zio più grande, Berardo, perché per suo merito, diciamo, che tutto quello che vi sto dicendo è avvenuto. Tre anni fa questo Berardo mi ha coinvolto, che è venuto a Sudigiri per portarmi il casco bruciato, quindi ne è nata un'amicizia, mi ha coinvolto in una situazione a San Gineto, dove avevano già fatto la piazza, cioè il comune aveva già realizzato la piazza. Morale, da quel momento parte l'idea di fare il monumento ad Ignazio. Allora mi sono buttato anima e corpo,
e con la collaborazione dell'amministrazione comunale, peraltro 3 anni perché? Perché l'amministrazione comunale nel durante, diciamo, è stato rinnovato il consiglio comunale, quindi questioni politiche, ambientali, tutte queste cose che potete capire. Comunque con 2 altri signori, uno fra tutti, che si chiama Armando Bandiera, amico intimo di Ignazio, pubblicherò fra non molto un'intervista che gli ho fatto su YouTube, e lui racconta degli aneddoti della... Vittorio li ha quasi citati tutti, però Ignazio era veramente una persona speciale. E Armando racconta un fatto, che quando veniva a passare i suoi periodi di vacanza a San Gineto, lui era già moderno, Ignazio nel cervello, no? Dice che portava i jeans, no? Questo forse perché lo vedeva in America fare questo qui, e già negli anni 70 e negli anni 60 i jeans nuovi lui li stropicciava contro il muro per strapparli, per rovinarli come i ragazzi li usano adesso. Allora gli faceva Armando, dice: ma scusa, ma perché li devi rovinare? Dalla a me nuovi, no? Non so se vedo. Invece lui faceva queste cose proprio per assomigliare a queste teenagers americani che probabilmente aveva visto. E allora con questi personaggi di San Gineto, modestamente, ho concepito e disegnato artisticamente, perché mi piace il disegno peraltro fin da ragazzino, il monumento che dovrebbe sorgere a San Gineto. Vi risparmio tutte le difficoltà burocratiche, licenze edilizie, sovrintendenze. Oggi siamo quasi alla fine del progetto, è tutto già realizzato, professore, e quindi lei poi verrà, diciamo, nostro ospite insieme ad altri amici, e stiamo realizzando in realtà la base per collocare la statua che già c'è a San Gineto. Quindi, diciamo, entro quest'anno, entro prima di Natale, crediamo che il monumento di Ignazio Giunti a San Gineto Lido sarà cosa fatta. A quel punto Vittorio ci onorerà con tutta la famiglia Giunti e tutti i calabresi, per onorare questo grande calabrese che ha portato davvero tanto onore nel mondo. Un'ultima cosa volevo dire, per farvi capire quanto Ignazio, il più grande pilota della storia calabrese, ha in sé un carisma. Che cos'è questo carisma? Quando lo zio portò il casco di Ignazio bruciato a Buenos Aires nello studio, non vi nascondo che quando lo portò nella macchina, io per rispetto di Ignazio quasi ebbi timore a sfiorarlo con le mani, lo accarezzai e gli dissi: cioè Ignazio, perché era una persona che era dentro di noi, insomma, questo campione. Allora che cosa immaginai? Come dovevo onorare un gesto così enorme, un fatto così speciale, diciamo? Bene, Ignazio, Vittorio l'ha detto, è di origine, la famiglia Giunti è di origine a Strongoli, mi pare nasce tutta la faccenda. Ecco, poi ci fu il trasferimento a San Gineto, e Strongolo all'epoca, se vi ricordate, era provincia di Catanzaro, diciamo, giusto? E poi cambiò tutto quanto. Allora ho immaginato di fare questo, di invitare tra gli ospiti, oltre Berardo ha portato anche il figlio Ferdinando, che gli assomigliava parecchio, diciamo, ad Ignazio, di invitare una persona delle istituzioni che rappresentasse le istituzioni calabresi e il più piccolo campione che in quel momento aveva la Calabria. Indovinate chi era il più piccolo pilotino della classe 50 del kart in quel momento? Antonio Fuoco, che oggi è pilota della Ferrari, il migliore del mondo ai simulatori, non so se voi lo sapete. Oggi è accasato attraverso l'Accademia Ferrari, no? Tra i piloti Ferrari, ha collaudato le Formula 1 di Vettel e di Leclerc dopo alcuni premi dell'inizio stagione. Quindi che cosa significa? Io l'ho immaginato come un cambio di testimone, come se il valore, la gloria, il carisma di Ignazio fosse stato trasferito al più piccolo pilota della Calabria. Guarda caso, oggi fa parte della Ferrari. Io credo che questo è un fatto straordinario. Vedremo con la stampa
e certamente Vittorio, professore Carlo e tutti quanti gli sportivi calabresi sarete informati, la cittadinanza tutta, di questo evento di San Gineto. E non è l'onore ad un uomo che è morto il 71, no, è un calabrese che rappresenta la gloria e il valore della Calabria. Vi ringrazio. Bene, mi pare che la notizia di questo monumento che sta per nascere a San Gineto sia il modo migliore per concludere questa serata. Porgo anche i saluti del sindaco.